avanti ritornelli. Buongiorno, buon sabato a tutti e benvenuti a Ritornelli. Che bello essere qua, la nostra assistente lì tranquilla. Sì, insomma, mica tanto. Sta distruggendo lo studio. Magari non si vede, ma perché diciamo rimane là in basso, ma c'è, eh? È lì. Vabbè, comunque oggi sono felice perché partiamo con un grande personaggio della musica. La musica leggera da sempre, dagli anni 60, con grandi successi. Grande storia. E mi vuoi lasciare? Ma di bidabum. Chi è? Il grande è Michele. E devo dire che in questo caso ci sta presentando, Michele, ci fa ascoltare oggi, una canzone. Un grande successo. Canzone, che è un grande successo, che tra l'altro questa Ho Camminato è eseguita e la eseguono praticamente tantissime orchestre vero, in tutta Italia. Vero. Sempre. Allora, noi partiamo però con lui, perché è lui. The Original One, Michele. The Original One. Lui è Michele che ci fa ascoltare Ho Camminato. E la sua immagine sui muri delle case, come glicine fiorita. Ed è per questo che io torno da te, più innamorato di te. Tutta la notte ho dormito piangendo cancellato sia te che il mio passato, e invece no. Revival VIP, cosa avrà mai preparato la nostra redazione per oggi, Paola? Luciano Bruno Lauzi, che tu hai conosciuto, da ragazzetto. Amore caro, amore bello, video originale del 1971. Bruno Lauzi, classe 1937, ma è uno dei fondatori... Ma io di questa canzone devo dire qualcosa in più. E poi lo dirai allora in fondo. È uno dei fondatori della scuola dei cantautori genovesi. Nel 1953, insieme a Luigi Tenco, formano il loro primo complesso, Jelly Roll Morton Boys Jazz Band, quella più lungo di loro, nel senso, no, questo titolo. A settembre del 1971, Mogol e Battisti firmano Amore Caro, Amore Bello, canta proprio Bruno Lauzi.
una canzone apparentemente ermetica, ma fin troppo evidente e graffiata dalla voce di Bruno Lauzi. Ma io di questa canzone devo dire qualcosa in più, perché io incidevo per la RCA, ho fatto di questa canzone il testo in castellano, ovvero in spagnolo, e l'ho incisa per la RCA con il titolo Amor Querido, Amor Lindo. Ed ha avuto un successo strepitoso in tutto il Sud America, veramente alla grande. Amor Querido, Amor Lindo. Amor Lindo. Insieme ai ragazzi, a quel tempo il Rainbow, insieme ai ragazzi avevamo anche un coro di 4 ragazze che fanno Amor Querido, Amor Erano Lindo. I tempi di Muchachita. Non te quiero, ma... Era dopo Muchachita, dopo un grande successo, a quel tempo potevamo fare. E questa canzone mi chiese proprio il direttore generale della RCA di fare il testo e di cantarla. Per il mercato del Sud America, che poi bello. Tra l'altro io Bruno lo conoscevo già da prima, svariate battute, da quando avevo 13-14 anni. Appunto. Allora, amore caro, amore bello, Revival VIP. E vai. Volare, cantare, uno nome, ma chi è? Non dire che assomiglia a me. Le mani non le ha. Ma cosa accade? Tu non parli e non piangi stasera, come un bimbo mi guardi severa, io so una delle canzoni, come dire, di un filone particolare che hanno voluto che io facessi e che devo dire che mi sono anche divertito e continuo a farlo, perché ogni tanto mi viene delle idee nuove o magari all'Universal gli vengono delle nuove idee per fare appunto questo tipo di canzoni che esulano un po' dalla musica da ballo. È una di queste, appunto, Tu che mi hai preso il cuore. E allora, come dire, dall'operetta alle sale da ballo andiamo con Luciano Nelli, Tu che mi hai preso il cuore. Tu che mi hai preso il cuore, sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. E ho nessuna mai più, ormai per me, come il sole sei tu, lontan da te. Che sei tu che m'hai rubato il cuor. Ti vedo tra le rose, ti dico tante cose, se il vento lieve ti accarezza, un profumar di giovinezza mi fa tremare. La notte
sogno, remando di te. Il cuor sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Lontan da te e morir d'amor, perché sei tu che mai rubo. Dai, prima di far partire Conosciamo i Meglio dobbiamo dire che è un bel capolavoro, insomma, io ogni tanto io non mi ascolto quasi mai, però ogni tanto dico, ma però insomma, non è male. Sono proprio ragazzo, stato bravo. Allora andiamo con Conosciamoli Meglio, andiamo a conoscere l'artista di oggi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Di ritornelli è arrivata la poesia con Mara Susini. Mara, ben arrivata. Una Grazie. Donna che ha dedicato gran parte della sua vita alla passione per la poesia. Sì. Tu reciti poesie di tanti autori. Oggi, per esempio, avremo poesie di un toscano, del Fucini. Ti ammireremo nel prete sì. Gobbo. Sì, chissà sì, se Fucini. Questo prete era juventino, chissà, questa è una battuta. Gobbo era, però. E come mai hai scelto proprio lui? Perché poi leggevo che era l'anagramma di Neri Tanfucio lui, no? Questo Renato sì, Fucini. Sì, Neri Tanfucio. Come mai hai scelto lui? Ho scelto lui perché appunto da bambina ascoltavo uno zio che aveva anche lui la passione per le poesie e le recitava, le diceva in casa e si divertivano, sentivo, ridevano tanto. E io mi ero incuriosita e mi mettevo in ascolto perché alcune sono anche un po'... Certo, colorite, no? Sì, poi sì, il vernacolo sì, pizzo, ma sì, pisano, sì. No? E questi sonetti un po' particolari. E da allora... Le ho imparate sentendole dallo mio zio prima e poi sì, insomma, quindi hai scelto poi... il Fucini, ma leggevo di questo prete Gobbo, è bellissima la cosa perché lui dice non mi incanti, no, alla fine dice, perché se tu dici che tutte le creature umane assomigliano a Dio, dice vero. Gobba, insomma, è molto molto carina. Al di là di Fucini, per esempio, tu scegli tutti, ho visto autori che sono... Trilussa, mi piace. Trilussa, ti piace moltissimo. E poi un altro che magari, che so, un Leopardi, sarà che è il mio preferito. Ma non c'è stato tanto tempo di poter... Però lo potrai fare, ti aspettiamo qua ancora con altri poeti. Intanto ti ammiriamo in questo Il Prete Gobbo. Non vedo l'ora di sentirne la tua recitazione. Perché mi piace, sì. Mi piace impararle così a memoria. Certo. Non è che subito si riesca a ricordare tutto, anzi. Ne sanno qualcosa i ragazzi che sono obbligati, io spero che lo siano ancora alle scuole elementari, ad imparare le poesie sì, a memoria, perché serve sì, molto. Sì, sì, sì. Sì. No, allora che facciamo, Mara? Ascoltiamo oggi Il Prete Gobbo? Volentieri. Vai, di Fucini, Renato Fucini. Mara Susini per voi. Di Renato Fucini, detto Neri Tanfucio,
pretino gobbo. Già, quel pretino gobbo che ogni tanto capita giù al caffè del pian terreno, sabato sera mi si messe accanto e principiò a parlare del più e del meno. Dopo mi ragionò d'un certo santo e poi di quello che ha inventato il treno. Tutto a un tratto poi così di schianto mi piensa a dì che l'uomo niente meno è fatto similmente come Dio. Io lo guardai un po' con quel muso nero, poi dissi: oh, senta, reverendo mio, anco da un altro già non ci crederei. Ma casomai, mi dissi, fosse vero, con quel groppone non me la di lei. Arriva Vamos, dice Mando Vamos a Roma. Ma quanto è bella questa canzone, forte, mi piace. Sì, è bel ballabile, sono tutti sax, sicuramente in mezzo c'è anche lui. Ivan Marchini. c'è, tutti grandi fiate. Vamos è una è stata canzone regina anche del nostro, sì, del nostro programma l'anno scorso. Sì, comunque, molto apprezzata a ritornelli. Apprezzatissima e ballabilissima. Vamos. Vamos. Cristiano Chesi, che non so dove si trova, ma che quel che sappiamo è che cerca di imparare sempre qualcosa in più dell'inglese. Con doppia R, dicono. Cristiano Chesi e C. It's now or never. Ciao Luciano, ciao Paola, eccomi ancora qua a Dublino in Irlanda e finalmente ho trovato casa, sì, mi sono affittato un bel appartamento qua in centro di Dublino, così voglio vedere sta fossa lista qua, un lopalo quest'inglese, oh via, sì, ho un bel appartamentino, centrale, bellino, carino, solo che oggi devo andare dal geometra per definire un po' tutti i fogli, no, la burocrazia, insomma anche qua qualcosa c'è da fare, e allora ora vado dal geometra, così firmo le ultime carte e mi prendo possesso di questo bel appartamento.
detto, sì sì, ora mi ha detto il geometra che per fare tutto bisogna che porti una pianta della casa. E io onestamente, Luciano, non sapevo che fare, però alla fine ho deciso, siccome lui vuole una pianta della casa, sai che faccio? Gli porto un bel ficus, eccolo qua. Sì sì, questa è una bella pianta, ho trovata in casa, tra l'altro, mi sembra carina, magari gli piace il geometra. Bene, ovvio, io vado dal geometra, mi compro questa bella casa, questo bel appartamento, tutto mio, sì sì, questo è tutto mio, non a casa di Luca, no, a casa di Cristiano, sì sì sì, bene, tra poco, per la firmo le carte. Ciao Luciano, vado dal geometra. E adesso arriva Mario J. Fox, veramente stanno facendo, lui e Rita Manti, stanno facendo un grande successo dappertutto. Sono felicissimo di presentarli perché sono dei ragazzi straordinari che conosciamo da tanto tempo e che rispettiamo e amiamo veramente alla grande. Amami ora se vuoi. L'importante è che tu mi ami. Sicuramente una bella dichiarazione, una bella richiesta d'amore. E allora, per tutti voi, Mario J. Fox, alla grande, vai! Baciami, baciami ora se vuoi, sempre o in questo momento. Amami, amami ora se vuoi, sempre o in questo momento. Se vuoi, ma volere è potere per Rucion. Bella, no, questa? Volere bella, è potere. Vabbè. E con questa andiamo. Vedo che le cose sprecati. Non si stanno mettendo molto bene, quindi vi saluto. Vi do appuntamento. Sai dove andiamo, Luciano? Abbiamo una bella happy hour meritata qui a Villa Rica di Montecatini Terme. Ci vediamo domani, ciao a tutti, bacioni. Ciao. Quanti ritornelli